Perché non va in onda l'Isola dei Famosi? L'Isola dei Famosi decide di fare un passo indietro e cambiare i suoi programmi. Siamo arrivati quasi quasi alla quarta puntata di uno dei programmi più visti e attesi dal pubblico di Mediaset, l'Isola dei Famosi. Nelle precedenti puntate abbiamo assistito alla confessione di Evanger contro l'ex tronista di Uomini e Donne, ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, affermando di averlo visto portare e fumare erba mentre i naufraghi si trovavano nella cassetta in Honduras, prima di iniziare ufficialmente l'isola. Accuse smentite da Francesco, che nella scorsa puntata del 5 febbraio, ha deciso volontariamente di abbandonare il programma, così da proteggere se stesso e avere la situazione sotto controllo, ribadendo che lui fuma solo tabacco con sigarette dunque rollate in prima persona. Eva, invece, presente nelle varie trasmissioni, viene accusata di aver parlato solo perché mandata in nomination da Francesco, spinta quindi solo da un desiderio di vendetta e nient'altro. Molti credono che se lui non l'avesse nominata, lei non avrebbe parlato. In sua difesa lei racconta che dopo aver vissuto una situazione del genere con suo figlio, non avrebbe voluto viverla di nuovo, perché questa per lei doveva essere una bella esperienza, ma così non è stato. Il suo tentativo di evitare l'eliminazione dall'isola già alla seconda settimana è comunque fallito, dato che la donna ha dovuto abbandonare il programma anzitempo. Il reality ovviamente è proseguito e questa settimana abbiamo altri tre naufraghi in nomination: Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato. Secondo gli spoiler, Cecilia Capriotti sarà eliminata con il 41% di voti, Alessia Mancini rimarrà sull'isola perché votata dal 30% degli italiani, e con il 29% dei voti si salverà anche Simone Barbato. Perché l'Isola dei Famosi non andrà più in onda il lunedì? L'Isola dei Famosi anche quest'anno, come l'anno scorso, decide di cambiare il giorno della messa in onda, nonostante il suo quasi 25.50% di share a causa della Rai. Sì, proprio così. Su Rai 1 infatti tornano le puntate del commissario Montalbano, molto difficili da battere in ascolti secondo i sondaggi. La Mediaset allora ha deciso di mandare in onda lunedì sera Il Segreto e martedì l'Isola dei Famosi. La seguitissima fiction, che si basa sulle storie ideate dallo scrittore Andrea Camilleri, vede come protagonista l'attore Luca Zingaretti. Le due nuove puntate di lunedì 12 e 19 febbraio si intitolano La giostra degli scambi amore e sicuramente, nonostante siano solo due appuntamenti annuali, avranno sempre lo stesso grande successo.